Ciao a tutti da Linda Fantoni e da Roberto Bani. Siamo qui a Ligure Web TV e con una nuova rubrica. Siamo nuove noi e una nuova rubrica. Wow, meglio di così. Conviviarte, e questo nome proprio è il connubio tra la convivenza tra l'arte e la quotidianità. Esatto. Esatto. E quindi siamo qui per spiegarlo, tra pochissimo vi spiegheremo come. Arte, appunto, è la rubrica che coniuga queste due parole, cioè la quotidianità dell'arte. Ma uno dice, magari c'è, non so, il ragazzo di turno che passa lì, vede la nostra puntata e dice: ma come fa a convivere l'arte con la quotidianità? Beh, mi sembra più che ovvio. Già in Italia mi sembra che basta che giriamo l'angolo e già siamo già immersi nell'arte e nella cultura. E poi alla fine adesso l'arte è diventata anche molto social. Andiamo a vedere, andiamo in un museo e a qualsiasi, a cielo aperto oppure al chiuso, se laddove si possono fare foto si condivide, anzi esatto. Magari proprio con una condividete diretta Facebook con noi e con Instagram. Esatto, infatti condividete con noi e che cosa guardate, magari in questo periodo siete in vacanza da qualche parte e quindi avete voglia di farci sapere che cosa avete visto e magari anche dirci: guardate, non ci abbiamo capito né merita mazza. E poi noi proveremo a spiegarvelo a questo punto. Infatti, tanto siamo perché qua per chi è Roberta Bani, nonché una mia amica, ma è laureata in storia dell'arte, valorizzazione del patrimonio artistico e anche in conservazione dei beni culturali, per essere più precisa, per capire che c'è un iter universitario per entrare, diciamo, nell'organizzazione e nella valorizzazione dei beni culturali. Ecco, e magari come lei, tanti di voi altri si sono laureati in questa bellissima facoltà, che però chissà, porta da mangiare, sì, porta, ve lo diciamo, sì. Sfatiamo questo luogo comune che l'arte non dà un lavoro, in realtà sì, benissimo, perché Roberta è proprio l'esempio vivente, sì. Un po' magrolina, lo sappiamo. E questo c'è un motivo, esatto. E il motivo è che purtroppo non è che paga tantissimo, però... Però non vogliamo essere materialisti, ma dare appunto l'esempio a tutti quanti, esatto. Di che cosa fai, lavori in archivio. Esatto, adesso sto collaborando con la Curia albinganese di Albenga e sto facendo catalogazione, sto catalogando documenti antichi appartenenti appunto alle varie parrocchie della Curia albinganese. Quindi sono immersa in documenti, nella polvere, sono un topo da biblioteca più o meno. Esatto, e l'archiviazione è un mettere in ordine con un certo rigoroso metodo. Assolutamente sì, non è prendo un padone e lo metto in ordine così, esatto. Tu metti in ordine in camera? Soltanto in archivio. Perfetto, ok. Quindi sicuramente molti ragazzi magari non metteranno in ordine e non vi crediate che se siete archivisti, siete ordinati anche nella vita. Potreste essere anche confusionari, esatto. Magari, che ne so, fateci sapere voi se siete persone ordinate o no. Sì. E questo va a che scopo, a che fine questa archiviazione? Non solo per la conservazione, ma anche per... No, anche per, in realtà anche per aiutare gli storici, per esempio, ad arrivare direttamente ai documenti. Se uno volesse mai fare una ricerca storica, è chiaro che se è archiviato in modo ordinato è più facile arrivare al documento. E allo stesso tempo anche per proprio, appunto come abbiamo detto, per conservare, perché esatto. È fondamentale, cioè la storia è racchiusa in questi documenti e dobbiamo assolutamente preservarli dal cambiamenti. Quindi noi da questo archivio lo facciamo, insomma, prendere un po' d'aria con le nostre parole, le nostre chiacchiere qui a Conviviarte e direi che insomma una piccola presentazione l'abbiamo fatta, non rimane che ovviamente invitarvi a seguire la prossima puntata che sarà su un quadro. Sì, e tanto gossip. Tanto gossip dietro a una donna un po', vabbè, lo scopriremo la prossima. Esatto. Ciao. Ciao.